Giorni fa abbiamo pubblicizzato un arresto sempre per droga svolto dalla sezione volanti della questura di Agrigento. Evidentemente il messaggio ai venditori di morte, così li chiamo io, gli spacciatori, non è stato chiaro. Quindi l'altro ieri abbiamo svolto un ulteriore arresto per quanto riguarda la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti su Agrigento. Stiamo parlando di una celere operazione di polizia giudiziaria svolta, come dicevo, 48 ore fa, alle 2 di notte. Fonte confidenziale ci diceva che a casa di un extracomunitario, che già a suo carico ha numerose precedenti per reati contro il patrimonio e anche di sostanze stupefacenti, deteneva della sostanza stupefacente. Per questa ragione abbiamo svolto una perquisizione domiciliare e all'interno dell'abitazione abbiamo trovato 7 stecchette di hashish. Abbiamo fatto il narcotest che ci confermava che era della droga cosiddetta leggera. E lo stesso è stato tratto in arresto ai sensi dell'articolo 73,5 del DPR 309 del 1990. Il pubblico ministero che era visto ha chiesto la convalida dell'arresto al GIP di Agrigento, che ha convalidato e ha disposto l'obbligo di firma giornaliero per lo stesso. Grazie alla segnalazione della cittadinanza sappiamo che proprio nel centro storico vi è un notevole spaccio di sostanze stupefacenti, ma noi continuiamo anche nei servizi ordinari, quindi senza controlli straordinari, andare in quei luoghi a identificare più persone. Lo spaccio avviene, loro detengono la sostanza prevalentemente nella loro abitazione, la occultano anche, pensate, negli indumenti loro personali. Proprio questo arresto abbiamo trovato la droga negli elastici delle mutande, immaginatevi. Quindi sì, sono loro che attualmente detengono la piazza di spaccio nel centro cittadino.